Nella programmazione delle prossime uscite discografiche c'è ancora qualche slittamento improvviso, però il peggio è passato e possiamo tornare ad attendere le date di pubblicazione piuttosto fiduciosi. La speranza rimane sempre la stessa: scoprire quel disco che ci ricordi come mai amiamo così tanto la musica e le sue molteplici espressioni. Ciao, io sono Johnny e qui su Vinilicamente vi parlo di musica a 360 gradi. Dopo i mesi di stallo dovuti al Covid, riprendo in mano questa rubrica dove vi propongo le novità e le ristampe in vinile che ritengo più interessanti o quantomeno meritevoli di una menzione. Ricordatevi di segnalare nei commenti le novità o le ristampe che state aspettando voi. Per supportare questo canale potete acquistare i dischi di cui vi parlo tramite i link qui sotto in descrizione. E a tal proposito vi inserisco anche i riferimenti per le due promozioni che sono partite da pochi giorni su Amazon, ossia 4 vinili col 40% di sconto e 3 vinili col 20% di sconto. Cioè diversa roba interessante, quindi buona scorpacciata. Ultimate Success Today dei Protomartyr, 17 luglio. Il disco precedente dei Protomartyr, Relatives in Descent, non era solo uno dei più interessanti del 2017, ma anche quello con l'artwork più curato tra tutte le uscite che in quell'anno mi sono passate tra le mani e vi assicuro che sono state tante. Per chi non dovesse conoscerli, i Protomartyr sono tra i più capaci esponenti della nuova ondata post-punk, insieme a Fontaine's DC, Shame e Idols. A proposito, per quest'ultimi, il disco nuovo esce a fine settembre. Segnatevelo, io sto già iniziando a godere. Tornando ai Protomartyr, direi che dai tre brani in anteprima che ho potuto ascoltare si confermano come i portabandiera del genere, e ho veramente poco da aggiungere se non un consigliatissimo a bestia. Joy Division, 17 luglio. A proposito di post-punk, tra i precursori del genere svettano i Joy Division. Avete ragione, andrebbe fatto uno speciale su di loro, però il tempo è tiranno e non basta mai. Il 17 luglio esce in vinile trasparente la ristampa di Closer, il secondo ed ultimo album dei Joy Division, pubblicato nel luglio del 1980, due mesi dopo la morte di Ian Curtis. L'anno scorso, per festeggiare i 40 anni del debutto, Unknown Pleasure venne ripubblicato in vinile rosso. Quest'anno arriva con vinile trasparente, ma non finisce qui. Quest'anno vengono ristampati anche tre maxi singoli: Atmosphere, Love Will Tear Us Apart, bellissima, e Transmission. Mi raccomando, per chi non li avesse in collezione, da recuperare immediatamente. 20 Speedball dei Timoria, 3 luglio. Il 3 luglio viene pubblicato per la prima volta in doppio vinile colorato 2020 Speedball dei Timoria. L'occasione è quella di festeggiare i 25 anni dalla prima pubblicazione, anche sull'onda dell'entusiasmo che nei vecchi fan della band bresciana ha suscitato due anni fa la ripubblicazione di Viaggio senza vento. Stavolta non c'è nessuna edizione deluxe, perlomeno al momento, però c'è un picture disc in edizione limitata
come avvenne con la prima stampa nel 1995. Sul disco in sé, cosa dire? È il mio preferito dei Timoria insieme a Viaggio senza vento, che reputo il loro apice compositivo. E 2020 è il disco più heavy dei Timoria, con i riffoni di chitarra di Omar Pedrini che accompagnano ed esaltano la bellissima voce di Francesco Renga, che poi purtroppo è scivolato verso territori più fruttuosi dal punto di vista economico, ma anche più banali. Insomma, 2020 Speedball è un pezzetto del mio cuore e andava ricordato a tutti i costi. Merciful Fate, 3 luglio. Il 3 luglio esce anche la ristampa in vinile colorato di un classicone metal, Don't Break the Oath, dei danesi Merciful Fate. Un classicone perché esce nel 1984 e da quel momento rappresenta il punto di riferimento per tutti quelli che verranno dopo. Secondo alcuni, la band del pitturato King Diamond aveva già detto tutto l'anno precedente con il debutto a 33 giri dal titolo Melissa. Non è propriamente sbagliato, però affermando una cosa del genere sembra che questo disco sia da scartare a prescindere, e invece c'è tanto bel materiale e tanto bel headbanging anche tra questi solchi. Citavo poco fa i Fontaines DC quando vi presentavo la pubblicazione dei Protomartyr. Rimaniamo quindi in ambito post-punk, ma dall'America si passa all'Irlanda. Anche i dublinesi quindi escono col disco nuovo il 31 luglio, si chiama A Hero's Death, ed esce in due versioni in vinile, una edizione standard vinile nero e una edizione limitata vinile colorato. Vi metto i link qui sotto in descrizione per entrambe le versioni. A Hero's Death esce a solo un anno di distanza dal precedente debutto Dogrel, il disco con cui si sono fatti conoscere e apprezzare un po' in tutto il mondo questi Fontaines DC, vincendo diversi prestigiosi premi e finendo anche nella mia top 10 2019 dischi stranieri. I tre brani in anteprima del disco nuovo confermano tutto quello che di buono si è detto sul loro conto, e quindi attendo molto molto curioso. Io il pre-order intanto l'ho fatto. Healing is a Miracle di Juliana Barwick, 10 luglio. Healing is a Miracle di Juliana Barwick è il disco ideale per tutti coloro ai quali piacciono le atmosfere ambient, eteree, diluite, che a tratti ricordano Enya per l'uso della voce e a tratti invece fanno pensare ai Sigur Rós, solo un po' meno stratificati per quanto riguarda l'impasto sonoro. Sigur Rós, infatti, in un brano alla seconda voce c'è proprio Jónsi, il cantante dei Sigur Rós, quindi due canti splendidi che si incontrano. A proposito di Jónsi, uscirà anche lui col disco nuovo, il secondo solista, a ottobre, a 10 anni dal precedente.
Intanto però prepariamoci a gustare quello di Julianna Barwick che esce il 10 luglio. Acidi e basi dei Blu Vertigo, 10 luglio. Ho conosciuto i Blu Vertigo con il loro debutto Acidi e basi, per la precisione li ho conosciuti grazie al videoclip di Iodio, che se non sbaglio venne scelto all'epoca come video italiano della settimana da Video Music. Ma quanta musica ho scoperto grazie a Video Music, una marea. Comunque, Morgan all'epoca aveva i capelli lunghissimi, non smascellava, ma scriveva testi già molto interessanti e poi, diciamocelo, loro sapevano suonare. Prenderò senza dubbio questa ristampa in vinile, ma per motivi affettivi, perché non mi aspetto assolutamente nulla in merito alla qualità di incisione. Volo molto basso, così poi magari se una stampa è decente sarà tutto grasso che cola. Perché dico questo? Beh, vinile colorato, Universal, sento puzza di After Hours. Beh, io sinceramente provo anche odio, la mia vicina che reclama odio, per il frastuono che procuro odio, e questa è una canzone sull'odio, è un sentimento umano e duraturo odio, quando sono esasperato odio, e non mi sento esagerato odio, sinceramente sono fiero odio, forse è troppo sincero odio, e adesso non devo parlarne odio, puoi sempre essere gli stronzi odio, è veramente un paradosso odio, forse è meglio lasciar stare odio, ma signi le sue ansie odio, e provo tutti i sentimenti odio, oltre ad amare proverai odio, quando mi portano ad odiare. Fetch the Bolt Cutters di Fiona Apple, 17 luglio. L'attesissimo quinto album di Fiona Apple, Fetch the Bolt Cutters, è già uscito in formato liquido a metà aprile e il 17 luglio esce anche in vinile e CD. Per quanto riguarda il pre-order dell'edizione in vinile, adesso siamo su prezzi umani, quindi se è un disco che vi interessa vi consiglio di cogliere l'attimo, perché per due mesi ha superato abbondantemente i 50 euro. E onestamente un prezzo improponibile. Veniamo al contenuto del disco, che credo anche molti di voi avranno ascoltato. Nonostante la maggioranza bulgara abbia fatto a gomitate per definirlo un capolavoro, secondo me, e ripeto, secondo me, siamo di fronte a uno dei dilemmi dell'era moderna. Ossia, ne parlo bene perché mi piace realmente o ne parlo bene perché devo? Altrimenti sembro non in grado di recepirlo, sembro non sufficientemente evoluto come critico o pensatore o divulgatore per recepire un contenuto del genere, perché c'è un po' quel sentore di, sai, non fa un disco da 8 anni, è riservata, un po' stramba, ci siamo capiti. Lo stesso discorso, più o meno, c'era stato l'anno scorso con il disco dei Tool. Poi la maggior parte ha capito che si trattava di minchiate e ha apprezzato il disco per l'evidente importanza. Forse per quello di Fiona Apple è ancora troppo presto. Sicuramente è presto per me, che l'ho ascoltato ancora troppo poco. Quindi può darsi che tra un mese, tra due, io vi dica: secondo me non è assolutamente quel capolavoro che viene dipinto da tutti, oppure che io vi dica a fine anno che è finito nella mia top 10 dischi stranieri.
staremo a vedere. Devo finire dicendovi una cosa importante, che io Fiona Apple l'ho amata da sempre. And then I just wanted him to make amends. I wonder what lies is telling you about me to make sure that we'll never be friends. And it's a shame because you and I didn't get a witness. We're the only ones who know. We were cursed the moment that he kissed us. From then on it was his big show. From then on it was his big show. Dal lo-fi al C6 di Bugo, 10 luglio. Adesso che tutti amano Bugo, anche grazie a Morgan, è il momento di battere cassa e quindi di ripubblicare in vinile i suoi lavori più vecchi. E chi ci pensa? Universal, aridanghete! Universal che ci propone Dal lo-fi al C6, che è il terzo in assoluto nella discografia del nostro Christian Bugatti, ma è il primo ad essere pubblicato nel 2002 proprio con Universal, con il nuovo contratto stipulato con Bugo. L'edizione in vinile colorato che esce il 10 luglio è piuttosto interessante perché oltre ad avere una copertina leggermente diversa è limitata e numerata a mano, come dovrebbero essere tutte le edizioni limitate, in 500 copie. Per i collezionisti all'ascolto, vedo e prevedo che nel giro di poco questa edizione raggiungerà quotazioni importanti, proprio perché anche le persone normali si sono accorte dell'esistenza di Bugo. Sul disco in sé, cosa dire? Interessante, qualche colpo di genio, però complessivamente niente di eclatante. Però come fai a non voler bene ad uno che scrive dei pezzi del genere? Noi non siamo umani e tu lo sai. Questa storia è qualcosa di J. Harvey, 24 luglio. Il 24 luglio inizia la ripubblicazione in vinile dell'intero catalogo di PJ Harvey e questa è cosa buona e giusta perché rende finalmente disponibile questa grande artista nel nostro formato preferito ad un prezzo umano. La prima uscita chiaramente è dedicata al debutto Dry e ai demo di quel disco, che all'epoca vennero inseriti nelle prime 5.000 copie del vinile e nelle prime 1.000 del CD. In questo caso, per far cassa, si procede in modo diverso, perché il disco originale e i demo vengono venduti separatamente. Comunque, a parte questo, tornerò su questa grande artista in una delle prossime puntate dei miei vinili dedicate agli ultimi acquisti. On and On di Daniel Blumberg, 31 luglio. Il disco precedente di Daniel Blumberg, Minus, era nella mia top 10 dischi stranieri del 2018 e vi consiglio caldamente di recuperarlo. Appena ho saputo della pubblicazione di questo nuovo On and On, ho fatto l'acquisto rapido su Amazon senza ascoltare nulla, perché ci sono quegli artisti che magari non metti neanche così frequentemente sul piatto perché fanno sempre dischi molto impegnativi dal punto di vista emotivo. Però sai anche
che ti daranno sempre qualcosa su cui riflettere, quindi meritano la tua fiducia. Dopo aver fatto l'ordine, quindi poi nei giorni successivi, ho ascoltato i due brani in anteprima e sembra che anche a questo giro ci sia molta materia da sviscerare. Per la destrutturazione post-rock della composizione che ho potuto ascoltare, a tratti mi ricordano l'unico disco solista del compianto Mark Hollis, ex Talk Talk. Insomma, attendo a gloria questo nuovo disco di Daniel Blumberg, su cui punto molto e credo che si sia capito. E come sempre sono felice di condividere il mio entusiasmo con voi. Take a man out for a walk. Holding his hand. Some have this second thought, and some understand. Flaming Pie di Paul McCartney, 31 luglio. E finiamo con due ristampe in uscita a fine mese. La prima riguarda Sir Paul McCartney e uno dei dischi più riusciti a suo nome, ossia Flaming Pie. Il titolo e la copertina di questo disco richiamano l'aneddoto che raccontò John Lennon, per cui ebbe un sogno in cui c'era questo omino su una torta fiammeggiante che gli diceva: voi sarete i Beatles con la A. A parte questo, ci saranno diverse edizioni di questa ristampa, CD, 2LP, 3LP, cofanetto deluxe con CD e DVD, poi Superbox con 4LP, 5CD e un rene di Paul. No, quello ancora no, per il momento, sennò come fa a cantare? Poverino, è già morto una volta, un abbraccione Paul. Just for a Day degli Slow Dive, 31 luglio. La seconda ristampa in uscita il 31 luglio riguarda Just for a Day, il debutto degli Slow Dive, che è uno dei gruppi shoegaze più amati di sempre. Secondo molti è proprio questo il disco migliore nella risicata discografia della band inglese, fungendo anche da pietra miliare per tutto il genere. Inutile aggiungere quindi che sia un disco consigliatissimo, soprattutto se siete a vostro agio con le atmosfere rallentate ma inquiete sotto la superficie di calma apparente. È tutto per le novità e le ristampe in vinile di questo mese per me più interessanti. Non dimenticate di segnalarmi nei commenti quali sono le uscite di luglio che state aspettando di più. Chiaramente non solo tra quelle che vi ho proposto, anzi più roba tirate fuori e meglio è, più ne godrà tutta la community. Mi raccomando, per consentirmi di portare avanti questa rubrica, like, commenti e condivisioni e poi acquisti dai link qui sotto in descrizione per supportare questo canale che ha bisogno del sostegno di tutti. A presto e buoni ascolti.